Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Salto, perché ha seguito Di Maio, viceministro? Ma perché i progetti e la politica purtroppo ci hanno obbligato a fare questa scelta. Noi abbiamo per anni contribuito a un percorso importante che era quello del Movimento 5 Stelle, che oggi non lo è più. Mentre abbiamo fatto evolvere una forza politica che nel 2018 si è presentata ai cittadini con un programma che peraltro abbiamo realizzato per l'80% negli ultimi anni, è diventato invece che il partito che si presenta, il movimento che si presenta per governare, che quindi, come ha fatto in questi anni, ha dato prova di poter cambiare la macchina dello Stato, la cosa pubblica, affrontare le crisi. Oggi questo è diventato un'altra cosa, è diventato un partito personalistico, è diventato anche nei temi un imbarazzo, perché noi siamo usciti sul solco di una bruttissima decisione che il partito di Conte ha preso, cioè di voler cambiare posizionamento dell'Italia nel quadro internazionale su un tema importante come la guerra in Ucraina. Devo dire, l'imbarazzo di queste scelte, ecco, non era più cosa che potevamo seguire. Quindi abbiamo intrapreso un percorso che invece è figlio di quello che noi siamo: il civismo, un impegno civico che mettiamo da molti anni, il lavoro con gli enti territoriali. Io ho avuto la delega per 5 anni sugli enti locali e, insomma, abbiamo fatto un grande lavoro. Allora, com'è a fare le domande?